Ciao a tutti, oggi con una nuova ricetta dolce. Visto che si avvicina l'Epifania, ho voluto proporvi questi muffin golosi al cioccolato in alternativa della calza classica che si regala alla Befana, appunto. Allora, vi dico tre cose. La prima che vi metto nell'info box la ricetta sul nostro blog, perché vi spiego come fare il cuore dolce di Nutella. Io in questo caso non l'ho fatto perché dovevo regalarlo la sera, quindi purtroppo col cuore è meglio gustarli caldi, quasi appena usciti dal forno. Quindi se non avete idea o dovete fare una calza all'ultimo momento, questa è un'ottima idea. Poi io, come vedrete nel video e nelle foto, li ho incartati in maniera molto semplice, cioè con una carta trasparente, la apposita per i dolci, e chiusa con il classico nastro per i regali. Voi per esempio potete anche fare la stessa cosa, però visto che per i bambini potete attaccare tipo delle figurine, dei disegnini o cose del genere. Infine, l'ultima cosa è che il latte, io ho scritto 120-150 ml. Perché la prima volta che ho fatto questa ricetta mi uscì molto molto liquido come impasto, quindi scarseggiai il latte. Invece questa volta che li ho fatti per voi è uscito più denso, quindi ho messo più latte. Quindi il latte aggiungetelo a poco e regolatevi più o meno voi, non deve essere né troppo denso e nemmeno troppo liquido, una via di mezzo. È tutto qua, quindi spero che vi piaccia, che piaccia ai vostri bambini. Baci nutellosi e buona Epifania!